Torneo per i migliori, quindi solo i migliori possono entrare a fare questo torneo. Però io sono da solo, mi serve un team per fare questa cosa. E cosa faccio da solo, vinco io. Aspetta. No way. Bella. Oh, bello. Incredibile. Ma il team, questo... Marco, salutamelo. Siete un team? Sì. Siete gli Era? Ma questo Rene, che te... questo che non vedo il nome, chi è? Un Era? Sempre del vostro team? Sì, sì, sempre. Picconiamolo che è la Renegade. Allora, a parte gli scherzi, come siete un team, io vi metterò alla prova. Ci sarà questo torneo che decreterà non solo il più forte tra di voi, e ovviamente ce ne sarà soltanto uno, ma sarà una prova per far vedere se effettivamente valete come team. Che dite? Volete provarci o rifiutate e me ne vado? Ci proviamo. Ci volete provare? Ok. Allora, per me possiamo iniziare, però un avvertimento prima di cominciare. Sarà veramente difficile, non dovrete sbagliare niente, che basta un piccolo errore e sarete fuori. Cos'è questa bottiglia qui? Scusate. Voi siete skillati solo a tirare le bottiglie? Baffo non sa tirare le bottiglie dritte. Bibo è uno delle tante. Allora, per iniziare, Mercury, sei pronto? Sì, Babo. Avrax, sei pronto? Prontissimo. Lama, è pronto? Nato pronto. E Frosty? Allora andiamo. Inizio ufficialmente il torneo. Questa mappa è sicuro che ci è voluto tantissimo a farla, perché effettivamente è difficile. Iniziamo con la prima sfida. Seguitemi pure. Venite pure, team. E c'è scritto: il più veloce a scendere passa in finale. Partite tutti e quattro da là in alto. Il primo che arriva sotto andrà direttamente in finale, e gli altri andranno avanti con le sfide successive. E siete pronti? Al mio via. Io sono pronto. Ok, vediamo chi sarà più veloce di dare e scendere. 3, 2, 1. Via. Ok, sono partiti. Vediamo chi sarà in vantaggio. Vediamo Avrax che è avanti, un pelo avanti. Mercury lo sta recuperando. Avrax è in vantaggio. Aspetta. Lama. Cos'è successo a Lama? Ha messo il turbo. E mi sa che andrà lui in finale. Sì, sicuramente andrà lui in finale. Sta scendendo. È lui il primo? Sì, è lui il primo. Bravo. Complimenti a Lama. È stato lui il più veloce. Complimenti a Lama. È stato il più veloce. Un GG per lui. Stasera è direttamente in finale. Callati negli 1v1. Siamo alla seconda sfida. Okay. Se vedete, dovrete editare queste tre postazioni. Chi ci metterà più di 25 secondi non passerà alla fase successiva. E state attenti, perché tutte e tre potreste venire squalificati. Allora, io Rift vado sopra. Sono in alto. Oh, bello vivo. Ok, vi guardo qua sotto. Più di 25 secondi sarete fuori. Al mio via, start e iniziate. Ok, 3. 2, 1, via. Partiti. Ma 9 secondi. 10 secondi. Forse ce la fanno, dai che ce la fanno. 15 secondi. 16, 17, 18, 19, 20. Attenzione, Mercury ce la fa. Mancano 3 secondi. 24, 25. Per un pelo. Per pochissimo. Mancava un secondo. Ok, calmi con questi build. Calmi. Tutti con un muro davanti a voi. E al mio 3 si inizia la turtle. 5 vite. Solo uno sfiderà il finalista. 3, 2, 1. Via. Ok, finalmente parte ufficialmente la sfida. Sono veramente curioso di vedere chi possa vincere. Stiamo osservando ora Mercury, che poi chi mi segue forse si ricorda di lui. La turtle, è vero, è abbastanza grossa, quindi conterà anche la mira da distanza. C'è la regola che devono pusharsi, perché se vedo che non pushano troppo verranno direttamente squalificati. Questa regola penso che l'abbia fatto pure, infatti iniziano a pusharsi. È bloccata. L'ho hit, attenzione. Sono 5 vite. Sarà abbastanza lunga qui, È difficile pushare un membro. Prima kill per Mercury. È difficile pushare un membro dello stesso team, perché fa abbastanza male sapere che poi verrà squalificato. Però ognuno deve pensare per sé. Bisogna mettere da parte le emozioni e pensare solo a vincere. E infatti Mercury si prende una bella botta. Lo vede? È in mezzo. Non può far niente, è in mezzo. Sento una pompata. La tira anche lui? No, poteva prenderlo, peccato, poteva prenderlo. Attenzione, è nella box. Un altro ucciso, Avrax. Però subito si scontra con la Renegade. E vince la Renegade. Attenzione. Occhio, perché chi vede che camper viene squalificato, Dovreste finire le vite, passerà in modalità spettatore. Quindi lo vedremo subito. Mercury che gli fa pressione, sembra quasi teaming, ma Avrax subito gli risponde col fuoco. Ci sarà il più forte dell'era che sfiderà il finalista Lama, che è stato più veloce di tare prima. Lo vede? Deve pusharlo. Pushatevi, ragazzi. Ok, Avrax, prende coraggio, dietro la box. Attenzione, subito, gli tira una botta. 100, peccato. Si pusha, Mercury, attenzione. Qua l'ha rischiata, non ha tenuto conto che ci fosse anche l'altro. È morto. Dai. Ok? Bella uccisione. Era quella difficoltà. La rischia. In piazza della velocità della luce. Bravissimo.
No, Abrax, Mercury lo uccide. GG. Mercury ci va diretto. Mercury sta distruggendo tutti. Ma chi è? Già sei kill. Se ne lo vede, lo vuole pushare. È sceso, ha sbagliato a scendere perché ma si becca il 2v1 forse. No, c'è anche la Renegade Mercury. Lo vede? Devono fare queste kill, devono fare queste kill. C'è una hit. 36, bravissimo. Li tiene la pompata veloce. Due da una parte. Le ha fatto malissimo. Ha fatto malissimo. Si arrabbia. Si arrabbia tantissimo. Non è entrata. Come ha fatto a non entrare? Qualcuno pensa abbia una vita. Qualcuno pensa abbia solo una vita. Ne approfitta l'hit con l'R. Di là si sparano un sacco di pompate. No, scarico l'R. Non ci credo. Non ci credo. Tutti nella stessa box. Ma dove? Raga, c'è una fella. Non so quanta vita abbia. Johnny deve andare. Lo distruggi di R. Io c'ho l'ultima vita. La Rene che dà soltanto la vita mentre Mercury ne ha di più. Penserebbe ancora 3. Viene 3 in box diretto. Lo uccide. Molto bravo. Molto bravo la Rene. Siamo, quanto stanno mo? Ok, ci sono. Ci sono. Che niente. Botta. Vince Mercury. Finalista. Comunque molto bravi ragazzi. È stata una bella sfida. È stata un po' tesa. È stata un po' tesa. GG. Molto timing. Eravamo in 3 tra di noi. Ma come timing? Non c'è stato timing. Allora Johnny, esca pure dall'isola adesso. Lama, entri. Ok, siamo pronti per la finale. Lama contro Mercury. Un solo fight, un solo vincitore. Solo venite fight, niente. Eh sì, sarà solo un fight. Venite, soli finalisti possono entrare in questo rift. E vabbè, te anche io. Ok, qua trovate tutte le armi, tutto il necessario. Sarà lo spas, l'aereo blu e gli scildini. Siete pronti? Ok, pronti per la finale. Prima domanda, chi vuole essere spettato dei due? Mi serve il pompa. Vuole essere spettato? Aspetta me. Ah, vuole essere spettato Lama per questa sfida decisiva? Va bene. Allora, io vorrei mettere PTT. Ok, prima di cominciare, Lama, ha una dichiarazione da farci su questa sfida o comunque una previsione? Gli MK player meglio 1v1 sono avvantaggiati, diciamo. Ah, quindi pensi di vincere te? Mercury, cosa ne pensa lei? Io penso che andrà come andrà. Sono sempre da pad io, quindi se lui perde sarà un'umiliazione per lui. È vero questo. Ok, aspettate che Johnny arrivi. Ragazzi, un solo round. Buona fortuna a tutti. Vinca il migliore. 3, 2, 1, via. Si parte. Finale finalmente del team era. Siamo arrivati al momento più critico del torneo, ovvero l'1v1 finale, che decreterà un solo vincitore. Mercury con il controller li sta tenendo altezza. Sta sbagliando il riaggancio. Sarà forse un po' in ansietta perché lo sto aspettando? Non credo proprio. Un team forte non può avere questi problemi. Non può andare in ansia solo per questo. Ok, si riagganciano. Io sono sicuro che arrivino al limite. Sono quasi certo di questa cosa. 72, bravissimo l'MK player Lama. Prima l'abbiamo visto che nell'edit nel percorso è stato velocissimo. Infatti si vede che è molto fluido, molto veloce di tare. Se si avvicinano, Johnny torna su, ha meno vita. La stanno tirando entrambi. Riprende Lama. Riparte la velocità della luce. Mercury è sopra. Mercury non lo vuole lettare. Continua a farlo salire. Sta esaurendo le energie. Lama sta esaurendo le energie. Sta buildando editando troppo. Dopo un po' devono scontrarsi. Dopo un po' deve partire il box fight per forza. Ok, è il momento buono. Si boxa, Johnny si boxa. Tentare il placement e non riesce. Ah, quello dico Johnny è Mercury, perché lo chiama anche Johnny. E Mercury arriva. Cos'è successo? Ah, è andato nella box sotto. Mercury la tira. Che botta. La mia capa prende in difficoltà. Scillini, penso. Vince il pad player. Ragazzi, attenzione. Lama, non me l'aspettavo. Non ce l'aspettavo neanch'io. Diciamo, la tensione gioca brutti scherzi. Ha vinto un pad player del vostro team. Ha vinto un pad player quindi oggi, accende il fuoco e scaldiamo questa vittoria. Ma abbiamo pure il podio. Allora, annunciamo i vincitori. Quarto posto per Avax. Abbastanza pari merito però con Frosty. Erano lì e lì, quindi sarebbe un terzo posto per entrambi. Secondo posto abbiamo il buon Lama, ci swagga la sua potenza, la sua forza. E poi, nascosto lì dietro, vince il pad player del team Mercury. Ragazzi, vi siete divertiti? Sì dai Bibo, grazie mille dell'occasione. Vi ho fatto vedere come giocano gli era, che è un team che io conoscevo. È stato bello. Magari vi lascerò anche il loro link, che sono fortini. Ve lo lascio qua in descrizione del team. Ragazzi, questo dimostra che i pad player sono più forti. No, sto scherzando. Facciamo 10.000 like, 12.000 like. Organizzerò un altro torneo così. E ovviamente poi ci sarò anche io. E sarò io qua sopra, al posto di Mercury. Sarò proprio io il vincitore. Ciao a tutti ragazzi.
Volete supportarmi nello shop con il vostro acquisto di V-Bucks? Bene ragazzoni, se volete supportare il mio canale è molto importante. Vi basta adesso ragazzi, supporto un creatore e basta digitare B-player1. Basta fare accetta. Ogni volta ragazzi che comprate qualsiasi cosa nello shop, che sia un ballo, che sia una skin, che sia un piccone, andrà a supportarmi. Per me vi assicuro che è molto importante, magari a voi non costa nulla, siccome ragazzi magari volete già shoppare una skin, con supporto creatore non vi cambierà nulla. Inoltre taggandomi su Instagram in una vostra storia, probabilmente se dovessi vederla la riposterò, sbloccherò i direct perché lì si sbloccheranno. Ogni tanto se riuscirò vi risponderò. Detto questo, un salutone da Bibo, fate i bravi ragazzi.